GF VIP, Edoardo fuori di sé, contro Sonia e signorini la stronca. Nel corso della puntata del GF VIP trasmessa questa sera su Canale 5 i telespettatori hanno assistito per l'ennesima volta al racconto delle vicende sentimentali di Edoardo Donna Maria e di Antonella Fiordelisi. Un rapporto fatto di amore, a quanto pare, ma anche di tanto odio, un dualismo causato dai caratteri particolarmente fumantini di entrambi i membri della coppia. Il problema che tanto sta facendo impazzire Edoardo Donna Maria, letteralmente, nei giorni scorsi è stato parecchio male, è l'atteggiamento della fidanzata. Che dice di amare ma che allo stesso tempo sembra non tollerare. A mandarlo in bestia. In particolar modo, sono gli atteggiamenti da vittima di Antonella, che tra l'altro continua a comportarsi in modo ambiguo. Come se non bastasse, la Fiordelisi continua a pungere il fidanzato per il suo essere fin troppo vicino e amico di Oriana Marzoli. La donna all'interno della casa con la quale più si è beccata. Il blocco dedicato ai due si è trasformato in un vero e proprio circo, con accuse reciproche. Urla e lacrime che sono riuscite a creare parecchia tensione anche in studio. Ad un certo punto. Infatti, Sonia Bruganelli si è sentita in dovere di prendere la parola, pronunciando una frase che però ha infastidito non poco Alfonso Signorini. Rivolgendosi a Edoardo Donna Maria, furioso ma ancora soggiogato dalla Forbes Fiordelisi. Sonia Bruganelli, che è convinta che Edoardo non ami veramente Antonella, ha commentato. Si vede che tu hai avuto non desiderio di Antonella, ma necessità di Antonella quando sei entrato nella casa. Perché tu hai attirato l'attenzione su di te e le luci su di te, perché tu non avevi nessun tipo di prerogativa all'interno di quella casa, ok? Con Antonella tu hai significato qualche cosa. Antonella, tu hai una luce, ok? Poi tu hai i difetti di questo mondo ma una luce ce l'hai. A questo punto, Alfonso Signorini si è sentito in dovere di entrare nel discorso a gamba tesa. Il conduttore ha interrotto la sua opinionista, ricoperta dei BU del pubblico, sottolineando. Non sono assolutamente d'accordo. Non è vero che Edoardo non avrebbe avuto altre prerogative oltre ad Antonella. Edoardo ha una sua personalità. Non è vero. Ma chi l'ha detto? Alfonso Signorini, in effetti, non ha poi tutti i torti. Nonostante sia evidente che Antonella Fiordelisi sia la vera regina di questa edizione. Il suo fidanzato Edoardo ha tirato fuori gli attributi in più di qualche occasione. Riuscendo tra l'altro persino a generare dinamiche dal sapore homosex con Alberto De Pisis e Lenoire Ferruzzi, alcuni video virali circolati online settimane fa parlano chiaro. Edoardo Donna Maria, ad ogni modo, prima o poi dovrà prendere una decisione, lasciare Antonella o continuare a farsi consumare da una relazione evidentemente tossica. Orice crestine pentru tine, fie egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu. Trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe. Chimie, rimarul, spike, puia, si, șoapă. Grasul nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, iperbole, le obțin prin alchimie când adun...